Vediamo un po' chi ha vinto il concorso di Mano Mano e quindi vediamo qual è il progetto che dovrò realizzare. Bene, per realizzare questo progetto ho deciso di utilizzare del pino, legno sicuramente più robusto e solido dell'abete e quindi più adatto per questo progetto. In più, per guadagnare un po' di tempo, mi sono fatto tagliare i pezzi direttamente dal fornitore del pannello. Ho iniziato quindi ad avvitare il supporto inferiore e quello superiore ai due fianchi. Delle viti da 50 mm contribuiscono alla robustezza del banco da lavoro. Nell'assemblare lo scheletro esterno del mobile sono andato ad avvitare tre supporti nella parte posteriore. A questo punto ho cominciato a realizzare delle guide in legno per trasformare delle scatole portaminuteria in comodi cassetti. È sempre comodo avere i propri strumenti a portata di mano. Ecco perché ho realizzato un alloggiamento per i miei due trapani. Lo spazio è inoltre abbastanza largo da potervi disporre altri utensili. Dopo aver garantito una distanza ottimale tra il reparto minuteria e il supporto dei trapani, ho successivamente avvitato la scocca del mobile. Arriviamo al fulcro del progetto. In questa fase ho realizzato i supporti necessari per far ruotare il piano di lavoro. Poiché dovranno sostenere un peso notevole, li ho assicurati con 6 viti ciascuno. Per agganciare le due parti ho utilizzato una semplice barra filettata. Vedrete che ora sto inchiodando due pezzi. Questi serviranno successivamente per distanziare delle gambe aggiuntive, ma capirete meglio più avanti. Affinché il banco di lavoro sia mobile, ovviamente ci servono delle ruote.
Queste dovranno essere agganciate a dei supporti in modo tale che non tocchino il pavimento quando il banco di lavoro si trova in posizione di appoggio. In questo modo avrete un banco di lavoro stabile e sicuro durante il suo utilizzo. Quando invece inclinerete il banco, le ruote svolgeranno la loro funzione. Per trascinare il banco di lavoro ho inchiodato delle guide in cui far scorrere una maniglia da utilizzare a bisogno. Bene, la parte principale è terminata, perciò disassemblo il tutto e dipingo a piacimento. Inizio ora a realizzare il piano di lavoro. Per la struttura mi sono procurato dei traveti da 5 cm in abete, ricavati da dei bancali. Dopo averli levigati e tagliati a misura, ho realizzato dei fori equidistanti tra loro per permettermi di agganciare dei morsetti che bloccheranno al piano i futuri pezzi da lavorare, qualora ne avessi bisogno. Avvito ora i 4 travetti tra di loro e vado a creare il foro di snodo in cui inserirò la barra filettata tagliata precedentemente. Il piano è quasi finito, manca solo da avvitare il pannello principale ed è fatta. Passiamo alla realizzazione delle gambe.
Anche qui prendiamo dei travetti in abete che foreremo come nella struttura del piano, per permettere un eventuale utilizzo dei morsetti. Successivamente li avvito tra loro utilizzando, come nel resto della struttura, delle solide viti da 80 mm. Utilizzo delle cerniere per unirle al piano di lavoro. In questo modo, quando richiuderemo il banco di lavoro, le gambe stesse potranno essere richiuse, occupando poco spazio. Avvito un ultimo travetto alla struttura del mobile per poter appoggiarci un ripiano, il quale, oltre alla sua utilità principale, avrà anche la funzione di stabilizzare le gambe al banco. Aia, qui mi sono accorto di un problema. Chiudendo le gambe andavano a cozzare contro i supporti dello snodo. Ma come mai? Su SketchUp funzionava tutto bene. Ad ogni modo ho risolto il problema diminuendo lo spessore di questi supporti e così problema risolto. Per mantenere bloccato e sicuro il piano di lavoro durante gli spostamenti ho realizzato questo semplice ma efficace gancio di bloccaggio e voilà! Siamo quasi alla fine e per completare il banco avvito alla struttura principale altri due travetti forati come le gambe in modo tale da poterli utilizzare come ulteriore sostegno. I distanziatori di cui vi ho parlato prima servono proprio qui per mantenere in parallelo il piano di lavoro e i travetti. Bene makers, spero che questo video vi sia piaciuto. Come avete visto ho aggiunto anche un altro cassetto al bellissimo banco pieghevole. Non vi ho fatto vedere come l'ho realizzato, farò un video successivamente per questo ed altre idee che mi stanno venendo per la testa per migliorare questo banco. Se ve ne vengono anche a voi lasciatemi un commento qui sotto. Ricordatevi di smartellare il pollice in su se vi è piaciuto il video e di condividerlo con gli amici, con i parenti, con chi volete. La faccia da maker di questo video è Samuele che ci ha inviato la foto dal suo laboratorio. Io ringrazio Samuele e vi ricordo che se volete apparire nei prossimi video dovete mandarmi la vostra faccia da maker nel vostro laboratorio. Io ringrazio moltissimo Mano Mano per questa bellissima collaborazione e se anche a voi Maker è piaciuta andiamo a scrivergli un bel commento sulla loro pagina Facebook, chissà che non ne arrivino altre. Se invece tu non l'hai ancora fatto iscriviti subito al canale per non perderti i prossimi video e se vuoi rimanere informato su tutto quello che succede qui dentro iscriviti al canale Telegram. Con questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao Maker!